Poi ci si rende conto che la Priglia, che era nata nel 1936, è un progetto datato e quindi Gianni Lancia dà la buona notizia a papà, a Franco: abbiamo deciso di fare il motore come hai suggerito tu a 60 gradi in una nuova vettura che sarà poi l'Aurelia. Francesco Del Virgilio negli anni non è rimasto con le mani nelle mani, ma ha delle idee ben chiare che proprio in questo periodo, grazie alla fiducia di Gianni Lancia, potrà portare avanti. Papà aveva visto nei suoi studi teorici che l'angolo del V che dava i migliori risultati di equilibratura era di 60 gradi, ma all'inizio non fu possibile adottarlo perché il motore appunto era destinato alla Priglia e quindi ci fu un ritardo, e in questo periodo Gianni Lancia e Vittorio Iano, per motivi che io non ho completamente capito, comunque probabilmente avevano qualche dubbio e chiesero al professor Capetti del Politecnico di Torino di fare una verifica se effettivamente l'angolo di 60 gradi fosse il migliore possibile. Questo probabilmente perché prima di mettere in cantiere una vettura completamente nuova volevano essere sicuri che il gioco valesse la candela. E quindi il professor Capetti fu informato del problema, gli vennero date alcune informazioni e lui fece uno studio e poi andò alla Lancia e Gianni convocò papà nel suo ufficio: Franco, vieni che c'è il professor Capetti. E papà, con certo nervosismo, scoprì che avevano voluto fare questa verifica sul suo lavoro. E il professor Capetti disse che il motore non andava bene a 60 gradi, che non era equilibrato. Papà ebbe un momento di forte di aggressività, diciamo, e disse: guardi professore, le hanno dato delle informazioni sbagliate, perché i cilindri non sono disposti come le hanno indicato. In pratica gli era stato detto che i cilindri della fila di destra, guardando dall'abitacolo, erano più avanti, mentre l'Aurelia ha i cilindri della fila di sinistra che sono più avanti. Questo scombinava tutti i dati dell'equilibratura e portava eventualmente a un terzo e quarto albero motore dopo i primi due che papà aveva trovato, che andavano bene con questa configurazione di motore. E allora gli disse in modo assai brusco: professore, prenda questo schema, torni nel suo studio e vedrà che i risultati saranno favorevoli. Quindi passarono altri 10 giorni, Gianni riconvocò papà nel suo ufficio: vieni Franco, abbiamo una buona notizia. E lì c'era il professor Capetti, c'era Iano, e gli dissero: sì, effettivamente aveva ragione, il motore che, come l'ha indicato lei, è quello che dà i migliori risultati. E qui eravamo nel 1946, quindi poi vennero sviluppati i prototipi dell'Aurelia e nel 1950 fu presentata al Salone di Torino, come papà raccontava, su un prato verde voluto da Adele Lancia, e venne presentata al pubblico. Era stata presentata alla stampa qualche settimana prima e c'era anche uno spaccato dell'Aurelia con tutti gli organi meccanici in vista. La macchina ebbe grande successo perché era molto innovativa, 6 cilindri a V che non era mai stato visto su una macchina di serie, la sospensione posteriore con configurazione particolare dei bracci, che poi fu adottata molti anni dopo da altre importanti case costruttrici, altre innovazioni come il cambio in blocco al retrotreno con i freni all'interno, quindi tutta una serie di cose che rendevano la macchina probabilmente all'avanguardia di molti anni rispetto alla concorrenza. La macchina ebbe grande apprezzamento, aveva però alcuni problemi. Il motore era di soli 1754, mi sembra, centimetri cubici, quindi piuttosto piccolo per la stazza della vettura, che era decisamente più grande della Priglia. Papà aveva detto che il baule era piccolo perché, secondo il commendatore Iano, se avessero fatto una forma più che desse maggiore capienza al baule, per intenderci come quello dell'Appia seconda serie, invece quello dell'Appia prima serie, parlo ovviamente di un'altra vettura, e il commendatore Iano, papà lo imitava nella sua parlata piemontese del commendatore Iano ovviamente, e diceva: ma se lo facciamo così perdiamo 2-3 km all'ora. E allora papà ribatteva: dei 2-3 km all'ora nessuno si accorgerà, ma che il bagagliaio sia piccolo lo vedranno tutti. E infatti
nella versione poi seconda serie, la B12, il bagagliaio fu ingrandito. L'altro problema era la piccola cilindrata e il fatto che Gianni volle che il motore funzionasse con benzina normale. Questo non si sa se perché la Supra fosse difficilmente reperibile nel dopoguerra o quale altro motivo, ma chiaramente il rapporto di compressione fu molto basso e la potenza limitata. Comunque sì, io ho visto dalle carte di papà che praticamente nello stesso giorno in cui presentavano l'Aurelia nell'aprile del 50, lui metteva sulla carta il motore del B21 che era 2 litri, con benzina super e completamente diverso, con una potenza maggiore. Quindi ci fu questa prima fase di passaggio al motore 2 litri. Altro particolare interessante è che per tutti i motori, quando facevano delle ipotesi di cilindrate diverse, calcolavano la tassa di circolazione, che era una complicatissima formula con i logaritmi, ma evidentemente all'epoca era una cosa importante per la commerciabilità del veicolo. Dopo il motore della B21 di 2 litri fu poi utilizzato per la B20, che fu la versione coupé introdotta nel 1951, e poi ci furono evoluzioni legate anche all'uso nelle competizioni, per cui dopo la prima serie della B20 con questo motore di 2 litri, loro volevano una maggiore potenza, e quindi papà racconta che era in vacanza al mare e sotto l'ombrellone gli venne l'idea di spostare la posizione delle valvole per migliorare l'ingresso dei gas nella camera di combustione, e quindi non vedeva l'ora di tornare a Torino per mettere in atto la nuova idea. E quindi la seconda serie del motore aveva le valvole in posizione ruotata, fu provato, diede una potenza forse di circa 10 cavalli superiore rispetto alla prima versione, e quindi papà lo comunicò a Gianni, che naturalmente era entusiasta anche in vista delle competizioni, e questa fu la seconda serie. Poi passarono alla terza serie, che aveva un motore di 2005, anche se con la stessa impostazione, e poi qualche tempo dopo fu introdotta la versione Spider. Per la B24 c'è un altro aneddoto divertente, qui siamo già più avanti, c'era già il reparto corse con i piloti Villoresi ed Ascari, e allora papà racconta che Panigadi, che era il direttore commerciale, qualcosa del genere, lo convocò e disse: guardi, tra poco arriveranno Ascari e Villoresi e dovremo andare da Pininfarina insieme all'ingegner Lancia, perché Pininfarina propone due versioni del muso dello Spider. Uno con una presa d'aria tipo Ferrari, cioè un po' ovale, e l'altro con lo scudetto Lancia, che è quello conosciuto. E disse: cerchiamo di convincerlo che è meglio fare lo scudetto Lancia. E quindi si recarono in processione tutti da Pininfarina, fecero una votazione, risultò che si preferiva lo scudetto Lancia, e papà disse che Gianni non volle insistere e accettò la decisione della maggioranza, e così la B24 è quella che conosciamo, altrimenti sarebbe stata diversa, con una bocca di ovale, tipo probabilmente la Ferrari all'epoca aveva queste forme. Poco prima era stata introdotta la seconda versione della seconda serie dell'Aurelia berlina, che fu chiamata B12, aveva un motore di 2002-2003, aveva un bagagliaio più capiente, era decisamente una macchina più signorile, e purtroppo fu prodotta per breve periodo, perché poi avvennero i fatti che molti conoscono di cessione della fabbrica alla nuova proprietà. Termina qui questa puntata di Uomini Lancia dedicata a Francesco De Virgilio. Ci vediamo domani alla stessa ora. Condividete se vi ha fatto piacere.